set piuttosto lungo, si sono giocati molti punti, è stato molto combattuto. Sabatini a servizio. Ricordiamo che il match si gioca al meglio delle 5 partite, un set di soli 10 game che dura più di 50 minuti, dire una media di oltre 5 minuti a gioco, vuol dire che c'è stata grande battaglia, noi l'abbiamo vista questa battaglia, abbiamo visto un ottimo tennis. Quindici pari, e questo è il motivo direi fondamentale di questa partita. Sulla seconda palla della Sabatini, la Seles è padrona del campo. Viceversa, quando è al servizio Monica Seles, la Sabatini non riesce a fare altrettanto. Perché qui sta la chiave della partita. La differenza tra le due giocatrici fino a questo momento è minima, però. Gabriela, 30-15, dopo uno scambio serrato c'è un errore di diritto della Seles. A proposito dell'efficacia di Gabriela quando serve la seconda palla, dopo 8 giochi nel match contro la Graf, Gabriela quando aveva giocato la seconda palla non aveva ancora vinto un punto. Questa dimostrazione di quanto sia vulnerabile in questa situazione di gioco. Intanto spara un proiettile Monica Seles da fuori dal campo. Proiettile che Gabriela non riesce a ribattere, non tocca neanche la palla, 30 pari. Proiettile di rovescio, effettivamente di rovescio Monica prende dei rischi altissimi e quasi sempre ottiene il punto. Scelta tattica corretta della Sabatini che fa palla corta e lob tenendo l'avversaria avanti e indietro, ancora al volo, è bravissima Gabriela che ha costretto Monica ad andare su e giù per il campo, praticamente il gioco del gatto col topo, in questa occasione è riuscita a fare il gioco che dovrebbe fare, è chiaro che noi che siamo qua e lo commentiamo vediamo le cose molto più semplici di quelle che in effetti non si verificano quando si gioca. È chiaro che la tensione nervosa è altissima, è in palio un'alta posta, non solo in termini economici ma soprattutto in termini di punteggio. Elimina il vantaggio di Gabriela Monica Seles sparando l'ennesimo rovescio incrociato. 40 pari, il montepremi totale di questo master è 3 milioni di dollari, alla vincitrice del singolare 250 mila dollari, alla finalista 120 mila, quindi anche un congruo gruzzolo in denaro, oltre alla gloria. Buona prima palla di Gabriela. Secondo vantaggio per chiudere il gioco a proprio favore. Chiamata fuori la prima palla di servizio di Gabriela. Situazione già vista, già fatta rilevare, seconda palla della Sabatini e risposta vincente di rovescio della Seles.
perlomeno questa azione l'abbiamo vista 7-8 volte, non abbiamo il numero esatto, ma è una situazione molto frequente. Ancora una smorzata della Sabatini che costringe la Seles a venire a giocare vicino alla rete, situazione in cui non può sparare le sue terribili bordate, però questa volta Monica arriva molto bene sulla palla e gioca con il polso un diritto lungo linea. Palla break a suo favore dopo il duplice vantaggio di Gabriela. Parità, si salva ancora con il servizio. Prima palla di Gabriele è piuttosto efficace, non lo stesso si può dire della seconda, che offre una situazione notevole di vantaggio all'avversaria. Vantaggio Seles, seconda palla break per Monica. Questa volta la palla corta della Sabatini rimane sul nastro. Gabriela forse non dovrebbe esagerare perché oramai la palla corta è telefonata. Vediamo ancora inquadrato i genitori, ancora inquadrati i genitori di Monica Seles. Padre della Seles che ha deciso che fa l'allenatore alla figlia. È stato un divorzio dal coach precedente, che era Nick Bollettieri. Altro scambio velocissimo, adesso Gabriela sta accelerando un po' il palleggio per non farsi aggredire troppo dall'avversaria, e questa è una tattica che le dà ragione, molto brava. Salva anche questa seconda palla break con un diritto lungo linea. Rivediamo lo scambio, se il palleggio di Gabriele è troppo morbido, Monica ne approfitta per farle perdere centimetri di campo. Questa volta ha avuto ragione Gabriele accelerando. Quarta situazione di vantaggio di parità. Buona prima palla di Gabriela. Non aveva risposto male Monica, però Gabriela si allunga e già trova un ottimo diritto lungo linea. Quindi terza occasione per l'Argentina. Per aggiudicarsi il gioco iniziale della seconda partita. 6-4 Seles il primo set. Parità, e ancora una volta Gabriela paga la sua seconda palla troppo debole, sulla quale Monica si avventa con grande aggressività. Chiamato fuori questo rovescio di Monica, vantaggio Sabatini, quarto vantaggio per Gabriela per l'1-0. Monica non era convinta neanche della chiamata precedente, la palla era molto vicino alla riga, questa volta è decisamente fuori il chop di attacco di Gabriela, parità.
Sfuma anche questa occasione per l'Argentina. In questo gioco abbiamo già avuto 4 vantaggi Sabatini e 2 palle break a favore Seles. Ci stiamo avvicinando al record del nono gioco della prima partita in cui la Sabatini chiuse al 7° vantaggio e la Seles ebbe 2 set point. Brava Monica sul cambio di velocità, non accelera, si accontenta di giocare di contenimento e questa volta però è ingenua, ma probabilmente voleva liberarsi della palla. Monica aveva speso moltissimo in questo scambio. Brava Sabatini, sta lavorando l'avversario, si accontenta di vincere i punti. Gabriella, quinto vantaggio. Certo che Monica non è calata di un centimetro nella sua aggressività, la sua posizione nel campo, sua posizione ben salda dentro il campo sempre, ed è Gabriella che fa molta fatica a contenere le terribili bordate dell'avversaria. L'avversaria caratteristica di gioco è quella di usare sempre molto le gambe nel caricamento del colpo, e d'altronde giocando i colpi in top spin non potrebbe essere altrimenti. Doppio fallo Sabatini e sfuma anche il quinto vantaggio. È il doppio fallo numero 2 di Gabriella. Abbiamo parlato forse troppo presto, forse batteremo il record di quel gioco, quel famigerato nono gioco della prima partita. Gabriella che alza la traiettoria cercando di tenere l'avversaria lontana, adesso ci riesce, adesso meno, appena a un centimetro nel campo la Seles è incredibile, perché come in questa occasione il colpo era tutt'altro che facile. La Seles ha sparato un diritto lungo linea, guardate i piedi come sono veloci e come si butta sulla palla. Questo è un diritto perché è mancina, colpo eseguito due mani comunque. Quindi terza palla break a favore della Jugoslava. E ancora un altro punto di diritto ottenuto direttamente sulla risposta contro il secondo servizio di Gabriella. Che per opporsi all'avversario, per contenerne la vivacità. 0-15. Non so se alla lunga Monica Seles riuscirà a mantenere il ritmo. È certo che fino a questo momento ha fatto vedere un tennis stratosferico. Anche in questa occasione, vedete, Monica ha giocato una palla corta chiamata a rete la Sabatini e poi ha tirato il passante. Sabatini aveva coperto abbastanza bene la rete, ma era in ritardo sul passante molto stretto di Monica. 15 pari. Come la Seles abbia addosso un'aggressività incredibile anche in questa occasione, è stata brava a giocare di volo invece di far rimbalzare la palla, poteva essere insidioso questo rovescio con taglio sotto di Gabriella, riuscita a costringere all'errore l'avversaria. 30-15. Brutto errore di Gabriella che si è girata
fino sulla linea del corridoio alla sua sinistra per giocare di diritto, però l'ha messo in mezzo al corridoio, 40-15. Certo che entrambe stanno facendo fatica, si stanno spostando molto, il ritmo è piuttosto alto, Gabriela tenta disperatamente di cambiare velocità per avere l'occasione di attaccare, questa volta ci è riuscita con una buona risposta incrociata che le ha concesso l'apertura del campo. A campo aperto ha poi successivamente piazzato un diritto lungo linea, 40-30, altra palla per il 2-0 comunque a favore di Monica Zeles. Fuori il rovescio di Gabriela, gioco Zeles, i giochi sono 2-0 nella seconda partita, al servizio andrà Gabriela Sabatini. Queste giocatrici che siamo abituati oramai a vedere sono giocatrici giovanissime, pensate che Gabriela Sabatini, lo diciamo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, Gabriela Sabatini è ventenne, Monica Zeles non ha compiuto ancora i 17 anni. Caratteristica del tennis femminile è quella di produrre talenti in età precoce. Quest'anno c'è stata l'esplosione di un altro giovanissimo talento, Jennifer Capriati, che all'età di 14 anni e 7 mesi ha vinto il suo primo torneo a San Juan di Porto Rico. Capriati era presente a questa competizione, è stata sconfitta da Steffi Graf dopo una partita molto lottata, 6-3 al terzo, è stata sconfitta la teenager statunitense. Intanto è fuori questo diritto della Sabatini. ...0-15... Mentre io faccio riferimenti ad altre giocatrici, ad altri episodi della loro vita agonistica, le due contendenti continuano a prendersi a pallate. Gabriela che ancora tenta la variazione di velocità, vedete come cambia anche pallonetto liftato, questo si chiama moon ball, palla luna, questo moon ball per togliere il ritmo all'avversario, ma Monica non ne vuole sapere, continua a tirare le sue bordate come se niente fosse. Brava questa volta Gabriela, però riesce a giocare una palla molto profonda pur essendo in difficoltà. 15 pari. Vedete come sbuffa la Zeles, effettivamente sta imprimendo un ritmo indiavolato. Non so, la prima volta che gioca al meglio di 5 partite potrebbe essere pericoloso per lei spendere così tanto all'inizio del match. È certo che però sta esprimendo un tennis fantastico. ...30-15, buona prima palla di servizio e ottimo diritto anomalo dal centro del campo di Gabriela. Qui ci danno i campioni degli anni passati, vedete Martina Navratilova ha vinto dall'83 all'86, poi Steffi Graf 87-89, la Sabatini appunto nell'88, Steffi Graf in finale su Gabriela Sabatini nell'87. Vi danno le edizioni, le ultime edizioni giocate tutte a New York. La Navratilova aveva vinto altre volte in precedenza, adesso appena c'è una fase più stanca del gioco ne parleremo. Intanto abbiamo visto un altro rovescio profondissimo di Monica Zeles con il quale praticamente si costruisce il punto e poi viene a raccoglierlo di volo, eccolo qua. 30 pari, dicevo, di Martina Navratilova che non solo ha vinto dall'83-86 ma ha vinto anche nel 78 a Auckland in finale con la Goolagon, due volte nel 79, i due master del 79,
entrambe le volte contro Tracy Austin, poi ancora in uno dei due master dell'81 in finale con Andrea Jäger e poi nell'82 in finale con Chris Evert. Intanto è fuori la palla della Seles, 40-30. Grandissima lotta in questa partita. Si gioca da un'ora e 12 minuti. Match molto lottato, pensate, solo 12 giochi, 72 minuti, 12 giochi significa una media di 6 minuti per game, che è una media altissima, soprattutto nel tennis femminile. E ancora la risposta micidiale della Seles, sempre, questa volta la risposta era di diritto contro la seconda palla morbida della Sabatini. 40 pari, scusate se insisto su questo aspetto, però forse è giusto far rilevare anche a chi magari non ha sempre occasione di seguire il tennis qual è la situazione tattica predominante della partita. Giudicato out il passante incrociato di diritto della Seles, vantaggio Sabatini, quindi seconda palla per l'1-2 a favore di Gabriela. E brava Gabriela, molto brava Gabriela, tiene l'avversaria lontana e chiude con una volée smorzata incrociata.